tramite il finanziamento delle campagne elettorali e ci volete far a noi la morale perché vi mettiamo in discussione le vostre dichiarazioni di intenti. Qui c'è qualcosa che non va, c'è un problema proprio di faccia da Picasso nel momento in cui vi guardate allo specchio, perché l'immagine di Renzi è completamente distorta e voi vi guardate insieme a Renzi e non riuscite a vedere che siete continuamente a dichiarare riforme, mentre questo Stato, questo governo è da 20 anni che ha bisogno di applicarle le leggi che ci sono, di applicarle, non di modificarle, perché non le fate applicare. Ha capito, sottosegretario Bob, anche se sta facendo finta di Collega Barone, si rivolga ascoltarmi? alla Presidenza, per favore. Allora parliamo di una nuova fondazione, di un nuovo carrozzone, ancora una volta, e voi attaccate noi che vi Colleghi, diciamo per che è favore, inopportuno per favore. crearla, in cui il vostro presidente in pectore, Manes, ha già dichiarato che ci saranno 4 consiglieri di amministrazione privati e 6 di tipo pubblici, in cui, scusate, il contrario, 6 di tipo privato vi avevo sopravvalutato e 4 di tipo pubblici, e i maggiori finanziatori ovviamente hanno già assicurate quelle poltrone di controllo che però sono pagate con quel 1 milione di euro dovuto da questo articolo. Allora, questa partita di giro incredibile, in cui poi alla fine voi dite: io non lo sapevo, c'avevo il lobbista in casa, il Ministero delle Politiche Sociali si faceva fare le pulizie all'interno del governo da parte di una società legata a Mafia Capitale, però non vi si può mai dire nulla nel momento in cui anche sbagliate il modo in cui pensate gli emendamenti, li inserite nelle leggi, però avete queste referenze pazzesche in cui praticamente siamo noi che pensiamo male, mentre il governo affonda, voi centralizzate, create queste corti d'avorio in cui bisognerà venire a mendicare un appalto, perché questo è il problema, perché questa è la funzione di questa torre d'avorio, centralizzare gli appalti del terzo settore, l'abbiamo capito tutti, tranne voi che fate finta Grazie che questa Barone. cosa non succeda e non avvera. Grazie, avverto che il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito il tempo previsto dal contingentamento. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Della Valle, non può parlare a titolo personale. Sono esauriti i tempi a titolo personale, sono appena esauriti i tempi previsti dal contingentamento, quindi adesso noi dobbiamo votare e poi dopo, diciamo, qualora qualcuno del suo gruppo volesse intervenire, può intervenire come dichiarazione di voto sull'emendamento, come gruppo, come tempi del gruppo. Bene, pongo in votazione il 10.10 Baroni ed altri, i pareri sono tutti contrari, dichiaro aperta la votazione.